inizia a 24 anni, non 54, a occuparsi di fotografia, vende il negozio, si decide ad affrontare questa sua passione comunque. Nel 65 ha già il suo primo incarico come fotoreporter con il mondo e da lì inizia una serie di collaborazioni con testate internazionali come Domus, Le Figaro, Time e via dicendo. Ha all'attivo centinaia di mostre in tutto il mondo, dal Museum of Modern Art di New York, alla Biblioteca di Parigi, agli incontri internazionali di Arles e potremmo andare avanti all'infinito. Più di 210 libri, 250, diventa 258. Più di 258 libri. È uscito 5 giorni fa, l'abbiamo presentato ieri sera alla Sorzana. Più di 258 libri fotografici, tra cui li cito perché questi due sono per me molto belli: Morire di classe, che è quello intenso reportage sui manicomi con Carla Celati, L'occhio come mestiere, Dentro le case, dentro il lavoro, e davvero anche questi solo per citarne alcuni. Vince numerosi premi, laurea honoris causa in critica dell'arte alla statale e davvero grandissimi reportage. So che il termine è abusato, ma sono davvero grandissimi e intensi reportage. Dicevo, da Morire di classe all'operazione Legarsi alla montagna di Marina Rai, dagli scatti assolutamente intensi nello studio del pittore e incisore Morandi a quei oltre 200 ritratti in Re-Portrait, che era definito proprio l'incursione di un reporter nella cultura, dove ha fotografato scrittori, architetti, pittori. Come dice Francesco Tadini nell'articolo che è sul magazine Milano Art Expo, che ha scritto Francesco Tadini per presentare l'appuntamento di questa sera e per parlare di un fotografo come Gianni Berengo Gardin, Francesco chiude l'articolo dicendo: un uomo, un fotografo, un fotoreporter che ha saputo raccontare al meglio attraverso la fotografia l'Italia e la sua storia recente. E da qui vorrei davvero passare la parola a tutti noi con lui e a Mosè prima di tutto. Ecco, io ti ringrazio. Allora, perdonami se divago un attimo, siccome ci sono spesso... Divago, perfetto. Siccome ci sono spesso, no, delle, tipo uno studio televisivo, delle incursioni, dei camei, io saluterei anche Alessandro Trovato, tra l'altro, come si è visto, un applauso lo farei anche lui, perché è tutto il nostro successo. Allora, quello che a me piace osservare, no? Che mi piace sottolineare, a parte che Berengo per me è una presenza in casa, senza colpa in questo caso. E ad esempio, immaginate che io telefono a mia madre, che mia madre è a Bologna, come stai? E mia madre mi chiede: hai sentito Berengo? Quindi vuol dire, però Berengo è una cosa importante. Quello che a me piacerebbe sottolineare però è la dimensione fotografica di Gianni Berengo Gardin, è il colosso fotografico che rappresenta, poi a livello critico, a livello di gusto, però vuol dire il colosso fotografico che è. Se voi fate i conti, se dovete far ridere, ma 258 libri, da quanto 24 anni, pensate quanti all'anno, 1.800.000 negativi, forse 2 milioni di negativi che sono in un archivio. Uno stile che è rimasto, pensate, molti professionisti, no? Io a un certo punto magari hanno fatto moda e dicono: ma piacerebbe fare il ritratto, cioè, ci sono tanti fotografi che giustamente cambiano strada, a un certo punto hanno voglia di qualcosa di nuovo, di esperienza nuova. Lui coerentemente dal primo giorno ha mantenuto questo stile e ha continuato a raccontare, a partecipare agli eventi dove il racconto è la cosa importante. Tra l'altro io vi consiglio, per comprendere Gianni Berengo Gardin, è di vedere un'intervista di podcast che ha fatto su Rai 5 giorni fa, in cui ha tracciato una linea netta di congiunzione collegandomi quando c'era da lì, a parte all'arte figurativa, ma soprattutto al racconto. Io credo che nella dimensione di Gianni Berengo Gardin ci sia 1.100.000 negativi che rappresentano la narrazione fotografica in senso stretto.
Pensate a quante epoche è passato: la deflazione, il boom economico, il 77, la contestazione, le crisi, qualsiasi cosa. Il suo stile è rimasto sopra la cultura, sopra i pensieri, e ha creato secondo me un archivio che costituirà memoria storica per sempre. Non c'è da pensare per l'eternità. Io vi chiedo, allora, Gianni, cominciamo dall'ultimo. Cos'ha questo 253esimo libro, rappresentato dalla sera del Presidente della Repubblica Spazio Italiano? Ma è un libro fatto a quattro mani con un collega svizzero, Marco Danna, con un testo bellissimo di Marco Steiner e i disegni di Maltese. E tutto è nato da un libro, da un racconto, da un romanzo dove viene citato il mio negozio che avevo a Venezia, e da lì parte la storia di queste perle. Si chiama il negozio delle perle di Venezia. Quindi questa è una cosa, una regolazione sicuramente molto interessante. Allora, noi qui, guarda, ti ho visto qualche mani alzate qui, no? Cioè, chi è passato in fotografia ha forse, no? Che domanda si fa? Siamo degli amatori, no? La domanda è: siamo degli amatori, degli appassionati, degli scattanti? Secondo te, se potessi dirlo adesso, no? A questa tanto, con tanti negativi, quanto di te è rimasto dello spirito amatoriale? Quanto è rimasto di quelli del primo vagito della fotografia? Ma io ho avuto un certo successo perché ho fatto 6 anni di fotoamatore, poi ho deciso di diventare professionista, ma lo spirito con il quale fotografo è ancora del fotoamatore, e quello è stato un grosso vantaggio rispetto ai colleghi che magari lo fanno di malavoglia come mestiere. Come uno va in banca di malavoglia, si siede lì dietro lo sportello e aspetta i clienti, così loro fanno il lavoro. Per me, come dire, è un lavoro, perché è un lavoro, però è prima di tutto una passione. Una domanda, cioè, allora, 1.008 negativi, 252 libri. Gianni Barreto, quando si sveglia la mattina, sempre la macchina fotografica, sempre l'idea fotografica in testa. E la curiosità è mia, spero di condividere con loro. Qual è stato il momento più bello della tua carriera? Il momento in cui dici: guarda, oggi sono felice? È una soddisfazione più grande. Soddisfazione, ogni scatto è una soddisfazione, perché anche i scatti non riusciti, brutti, sono sempre una sensazione straordinaria di fare qualcosa, di creare qualcosa di utile al prossimo. Allora, altra curiosità, poi passiamo all'immagine, che penso che sia la cosa che interessa. Maggiormente a loro. Tanti anni. Facciamo una carrellata delle persone importanti, persone famose che hai incontrato fotograficamente dalla tua gioventù. Ma non mi a caso. Non so, sono talmente tanti che non so da chi cominciare. Willy Ronnie è stato. Allora, inizialmente, io quando ero ancora fotoamatore, mio papà ha capito che io avevo poca voglia di studiare, anzi pochissima, anzi nessuna voglia. Poi mi sono pentito, perché la cultura e studiare è la cosa più importante ancora della fotografia. Senza cultura non si fotografa. E mio papà mi ha detto,
o studi e ti mantengo, o se no arrangiati. Oggi che si mantengano i figli fino a 40 anni, tira un'altra aria. E io mi sono arrangiato, sono andato a Parigi 2 anni, facendo prima il cameriere, poi lavorando in una recepzione di un grande albergo. Io ho avuto la fortuna di frequentare, di conoscere, di frequentare Duanon, Bouba, Masclé, ma soprattutto Willy Roni. Willy Roni è stato il mio grande maestro perché uscivamo spesso assieme a fotografare. E quindi io devo molto, molto al circolo fotografico della Gondola di Venezia, perché se non fossi entrato in questo circolo non sarei diventato fotografo. È stato l'inizio quello che mi ha fatto scattare questa fiamma. E poi a Willy Roni, perché la mia formazione pratica è stata Willy Roni. La formazione teorica invece è stata sui libri dei grandi fotografi americani, perché io avevo uno zio in America che era molto amico di Cornel Kappa, il fratello del grande Kappa. E gli ha chiesto che libri mandare a questo nipotino veneziano che cominciava a fare fotografie. E Cornel gli ha consigliato i libri da fare Security Administration, dei fotografi di Life, Dorothea Lange, Walker Evans, dimentico sicuramente qualcuno. E Gene Smith, soprattutto Gene Smith. Quanti di voi hanno un libro di Gene Smith? Nessuno. Potete smettere di fare fotografi, perché si impara solamente e tutto sui libri dei grandi fotografi. Non servono i workshop, non si impara niente ai workshop, o si impara poco. Si impara la tecnica, che ormai la tecnica non serve più perché le macchine fanno tutto, tutto loro. Ai miei tempi la tecnica era importantissima, perché se sbagliavi un diaframma o veniva tutto bianco o veniva tutto nero. E quindi era indispensabile. Ma oggi la tecnica non serve quasi più, perché appunto le macchine fanno tutto loro e fanno di più, con una quantità di cose inutili, solo per farvi pagare più soldi. Dove sono? Ah sì, e niente, su questi libri io ho imparato tutto, ho imparato con 5, perché allora in Italia non esistevano libri di fotografia. C'era solo il manuale Epli che spiegava la tecnica, ma di saper vedere della concezione della fotografia non c'era niente. E poi subito dopo però è uscito il manga La Sorella di Cartier-Bresson, gli americani, il famoso catalogo della mostra di New York, Family Man, che poi è venuta anche a Milano. E così io ho imparato da quei libri. E adesso non lo dico per recuperarmi, ma è indispensabile comprare libri. Certo, bisogna saper scegliere il genere che vuoi. Se vuoi fare il fotografo di moda, compri Newton. Se vuoi fare il fotografo di reportage, compri Cartier-Bresson. Se vuoi fare foto di architettura, compri Gabriele Marlini. Certo, i libri di fotografia costano caro, ma se voi vi mettete 2 o 3 amici a
assieme